Sai qua con la mamma e papà? No, allora abbiamo questa invasione di campo, caro Gian. Siamo quindi, in diretta, no? Siamo in diretta. Sì, ah, non ci dicono nulla, cari amici, siamo in diretta. Abbiamo una bambina che si è smarrita. Ah no, qua ci sono i genitori che salutiamo. Ciao! Sai che siamo in diretta, ci stanno guardando in tutta Italia. Vuoi dire qualcosa? Come ti chiami? Emma, però Emma non dobbiamo dire l'indirizzo di dove abiti, sennò mamma e papà. Non ho capito il codice fiscale. Esatto. Puoi ripetere un attimo? Cara Emma, ci stanno guardando da lì, guarda. Se ti giri, eccoli. Ciao ciao! Ci salutano. Noi siamo pronti per fare una chiacchierata con i nostri amici. Io partirei. Ma questo fuori onda mi piace. Ma sì, dai, partiamo Gian. Vuoi stare con noi, Emma? Sì, le piace già lo show business. Vai, tu Luca, vai. Allora, e ritorniamo, caro Gian, alla giornata delle idee di Mantova. Nonostante il caos e l'invasione di campo che sono... accadono di tanto in tanto questi eventi, noi però continuiamo ad andare avanti perché the show must go on, dicono i bravi. Non siamo noi, però va bene. E detto ciò, ecco, ora che c'è un momento di pausa, di relax, possiamo finalmente presentare gli ospiti di, anzi, gli ennesimi ospiti di questa giornata. Partiamo da te, perché solo perché sei più vicino a me. Dimmi pure chi sei, cosa vuoi. Fatti via, no, scherzo. Le vado pure via se vuole. Niente, sono Manfredini Fabio. Qua... ti faccio solo il microfono, so che tu lo tenevi da rapper. Mi piace esatto, questa cosa. Fatti vedere, ma che l'hai detto? Ok, così, si vede l'artista, vero? Infatti, no, per sicurezza. No, Fabio Manfredini, sì? Vengo da Cremona. Ok. Presento anche gli altri, intanto. Esatto, presentiamo gli altri, allora, grazie. Poi dopo abbiamo la... Anastasia. E Beatrice, praticamente sono i miei allievi da... cioè non si vestono sempre così, no, ma perché c'è... c'è un, praticamente un carnevale in atto qua a Mantova. Ma io mi sono alla coppa per la spesa così, portiamo esatto, il carnevale, esatto. C'è esatto. Il kimono. C'è il carnevale, sì, il kimono, okay. Abbiamo il kimono qua. Non parla no, no, ma lei, tanto Gianluca già ha occultato Beatrice, l'abbiamo già persa. Un bel flirt iniziale. Faccio il mimo perché non mi sentite. Esatto. Sì, sono... esatto, potremmo anche fare, esatto, una situazione in cui Anastasia ti mena, ma ho paura che poi dopo qui non c'è l'assicurazione, quindi non rischiamo. Esatto. No, scherzi. Allora, scherzi a parte, quindi dicevamo, prima che Anastasia, tu sei un peperino, non stai mai zitto e fermo, fermo un attimo. Allora, vi abbiamo scovato all'interno di, ecco, Gianluca che gioca intanto, vi abbiamo scovato... perché tu hai una scuola, giusto? Sì, io ho praticamente una scuola levata di Curtatone, okay. Sotto il maestro Appiani Angelo, sì? Di Canneto sull'Oglio. Ok, e quindi Anastasia è una delle tue allievi, immagino? Sì, sì. E io ho notato subito che porta una cintura blu, esatto. Quindi vuol dire che non sei tanto scarso. Vediamo cosa dice Anastasia. Da quanti anni fai karate? Faccio karate da 3 anni. Da 3 anni? E dimmi una cosa, e la cintura blu, cioè vuol dire che la nera non manca tanto, giusto? No, 3 anni di marrone e 7 di nera. Accidenti, dai. Insomma, diciamo che hai fatto un bel percorso fino adesso. Dimmi una cosa, è iniziata a che età? Non ricordo. Facciamo 3 anni, tu quanti anni hai? Guarda, sono un mago. 10. Quindi io dico a 7, io sì, la butto lì. Capito? Quindi diciamo a 7 anni iniziato, e come sta andando? Ti senti, conosci la materia, vinci le gare, non le vinci? L'ultima gara che ho fatto non l'ho vinta, sono arrivata penultima. Sì? E vabbè, ci sta. Chi se ne importa? Ma dimmi, bravissimo, no, ma che ci frega? Ma che ci frega, ma che ci importa, dicevano. Esatto, i fallimenti non esistono, lo sai, no? Esatto. E no, questo è vero, ti piacciono ogni tanto queste cose? A me va benissimo, sono abituato in palestra oramai. Questa cosa è alla Steve Jobs che mi escono a caso proprio. Senti, una cosa importante, ma tu cosa hai imparato in questi 3 anni? Al di là, dico, delle mosse, perdonami se sbaglio, dello scontro. Cosa hai imparato dal punto di vista un po' più, no, superiore? Carattere, la rispetto, forma, rispetto, sì. Poi cosa? Ah, ma il suggerimento? Il suggerimento da casa? Il suggerimento 50-50? Guarda che non vinci niente. Lo so. Vinco questa cosa.
Vince una coppettina. Esatto. E invece dentro il gelato e basta, me lo mangio. Mangia qualcosa. Ecco perché voleva venire pure lei, Senti. Senti, allora passiamo il microfono a Gian, o Gian che lo terrà per Beatrice. Sì, anche perché... Ciao Beatrice. Ciao. Ciao. Ho imparato un nome. Un nome, una certezza. Beatrice. Sì. Che mi stenderà, giusto? Sicuramente. Non vedeva l'ora, il ciccione grande Gian, ingrassato in questi mesi, l'abbiamo gonfiato come il pallone che abbiamo qui a fianco, giusto? Che serve per gli allenamenti, no Beatrice? Sì, abbiamo preso appunto da poco da mettere la nostra palestra di levata, insomma adesso mercoledì cominceremo i corsi, utilizzeremo anche questo anche per precisare alcune tecniche. Grazie, alcune tecniche che comunque hanno bisogno di potenza, precisione, però ecco, nei limiti, e questo ci aiuta parecchio, ecco. E quindi li tieni anche tu allora i corsi? Da allieva sei anche tu? Sono allieva, però essendo un po' forse la più anziana di età dal gruppo, forse aiuto un attimo il maestro, l'allenatore, ecco. Ci sarebbe una cintura marrone anche in palestra che aiuta di più, che sa molto più di me, però insomma, fatto di età, aiuto anch'io, ecco. Beh, più vecchia d'età, è giovanissima. Sì, anche perché io poi sai che il coach quella cintura ha la cintura, diciamo, è verde, quella la che verde viene... è quella che viene prima della blu, eh. Quindi è più brava lei. Allora io proprio Beatrice ad Anastasia, perché Anastasia mi sa che... Sì, sì. Poi sai, per la proporzione, per cui dicono che... No, perché mi ammazza, se... Poi sai, più grosso sono, più meglio vanno a terra. Hai messo in mezzo lo stato cuscinetto, che detto, ma che vada sta lontano. Anastasia non mi fa, anche perché Anastasia è bella peperina, come diceva Luca. Sì, sì. È tutto, anzi, Anastasia, noi, io, voi, loro, essi, vi invitiamo a farci poi una dimostrazione, sai, in diretta web. Ah, proprio su, no, subito, non la tieni. Dai, fai fare sì, subito. Sì, subito. Fai fare subito. No, non faccio io il pallone, aspettavo solo questo. Non faccio il pallone, non al massimo ghiaccio. Faccio da balletto. No, anzi. No, non c'è bisogno, no, stai, non faccio qui che mi faccio male per la allora, adesso vedremo come ha un nome questa dimostrazione. Picchiamo questa cosa. Abbiamo praticamente l'esibizione adesso di Anastasia che farà un kata, che in italiano sarebbe un combattimento contro un avversario immaginario, e questo kata si chiama Subidashi. Che praticamente letteralmente vuol dire arte che nasce, numero 4, ed è di uno stile inventato dal mio maestro Montenero, che è di Cremona. Ok. Quindi Anastasia, io ti lascio il microfono, che se devi dire qualcosa mentre lei fa l'esibizione, volentieri, se ci devi spiegare qualcosa, non lo so. Perciò. Allora, praticamente cominciamo col saluto iniziale. Che fa, sì, da quella parte lì, fai pure il saluto iniziale e il nome anche del kata, se vuoi dire. Subidashi. Ok, yoi. Faccio il comando iniziale. Ich. Aspetta, che qua c'è il tavolo. Perché lei ha bisogno dei suoi spazi. Esatto, hai bisogno dei suoi spazi. Vai, fai pure. C'è già a quest'età lo spazio, incredibile. Vai, ich. Quando si è sposato. Ni. Ich. Ifan. Ich, ni, hashi, ich, ni, hashi, figa, ich, ni, hashi, chi, chi, ni, fa, ferma lì, ni, fa, via, ni, allora di là, ni. Ah. Rei, saluto. Ecco. Oh, però complimenti, è veramente brava. E dopo questa esibizione alla Karate Kid, quando è che c'è metti la cera e... No, non c'è quella cosa lì, ha peccato. Quello mi piace. Adesso le prendo di brutto. Infatti, però pensavo si fosse sfogata, quindi... Sì, le rischi grossi, come dire a un pianista che suona la pianola. Esatto, no? la stessa cosa. No, bravo veramente. No, comunque scherzo. E faceva impressione, bravo. Mi facevi bravo. Paura. Lo sguardo assassino in te. Sì, sì, esatto. Una bambina tanto dolce, cara e cara. No. Al di là della battuta. Comunque Gian, al di là della battuta, sì. la concentrazione che ho visto è veramente interessante, è emblematico. Ma avrebbe potuto uccidere senza rendersene conto, sì, perché era concentrata sulla... veramente incredibile. Sì.
Ecco, ma... quindi infatti volevo parlare col coach Manfredini o con Beatrice, quindi... Ti lascio il microfono. Sì, come, come dicevate, sì. Vabbè, adesso mi stende. E di cosa stiamo parlando nello specifico? Perché in effetti, come avevi accennato, questa è una tecnica che è del tuo maestro. Allora, nello, sì, specifico, nello specifico, sì, è uno stile inventato, esatto, tipo da 30 anni, 40 anni fa, dal mio maestro Montenero Raffaele di Cremona. E insieme a lui i miei maestri Nico Bolzoni e Gigi Maghella mi hanno praticamente trasmesso questa passione facendo gare importanti nazionali o provinciali e regionali. Dopodiché io sono venuto qua a Mantova per motivi di studio e ho aperto insieme al mio amico e caro maestro Angelo Appiani questa scuola qua, appunto, di karate, sempre continuando sempre col filone Kokusaryu, che è questo stile qua inventato dal mio maestro. Lo Shotokan l'abbiamo un attimo tralasciato perché per noi sembra uno stile troppo forse banale, troppo quasi schematico. Invece questo stile ci rende più, come abbiamo detto, più caratterizzato, con più personalità, più, no? Ecco, più armonioso e tutto quanto necessario. Naturalmente voi partecipate anche a gare, sì, esibizioni. Abbiamo esibizione, sì, il 22 settembre al Decathlon, all'Open Day di Curtatone. E poi avremo una serie, eh? In provincia di Mantova. In provincia di Mantova. Diciamo per gli amici che ci seguono, sì, da casa o in giro. Esatto. Che salutiamo ovviamente. Salutiamo per farvi anche... magari sono al supermercato. Sì, esatto. Anzi, spero che vi siano degli amici vostri che vi conoscono, che possono, sì, anche interagire con noi. Quindi dalla regia, a parte che ricordo, ci informasse il testa di caso Ugo, non ci farebbe dispiacere, ma soprattutto voi cari amici che ci seguite, scriveteci, sì, in diretta. Lo sguardo assente di Ugo è molto presente, mi, non so nemmeno se stiamo andando in diretta. Io mando a Beatrice che dà un colpo, sono ci capocollo. Vediamo se non lo svegliamo. No, no, fallo, ti ringrazierei. Una cosa, prima di congedare questi ragazzi, parte, no, sì, prima di congedare questi ragazzi, però una cosa che forse non abbiamo detto, abbiamo dato per scontato, perché il karate tutti lo conoscono come, no, vizio, non vizio, però magari non in tanti lo praticano, anzi forse in pochi. E effettivamente quello che tu insegni, penso, non so, prima delle mosse, insomma, che, prima di quello che abbiamo appena visto, forse è proprio la disciplina, no? E dammi qualche... La prima cosa che insegno è il rispetto. Ad esempio, quando si entra in palestra, noi iniziamo e finiamo l'esercizio, l'ora, con il saluto. Il saluto rivolto, prima di tutto, alla nostra... compagnia, al nostro gruppo, e poi saluto anche la nostra palestra che ci praticamente accoglie ogni volta che andiamo a lezione, e questa qua è importante. Poi comunque la disciplina e il rispetto delle regole che abbiamo comunque noi da seguire, da ottenere, che si chiama il Dojo Kan, e che sono delle regole prestabilite dal maestro Funakoshi, che sono il rispetto, la lealtà, il rispetto, le varie cose. E poi gli insegno comunque, cerco almeno di trasmettere a loro la mia passione nel migliore dei modi. Da trasmessa. Una come me forse qualcosa si trasmette. Deva poi che cassetti per entrare in palestra. Ma è bella questa cosa che ti ho detto, non ero convinta per niente prima di fare karate. All'arancione volevo smettere karate, ma grazie a Fabio voglio continuarlo fino alla nera. Bella questa cosa. Pensa, volevo fare una battuta, non l'ho fatta per rispetto. Ti è piaciuto questo? Proprio per rispetto? No, perché mi è piaciuto quello che ha detto. No, brava, veramente. Sì, volevo dire, poi stavamo dicendo, quindi esibizioni, manifestazioni, gare, per cui anche se volete farlo sapere vi fate pubblicità. Adesso ora come ora stiamo iniziando a organizzare alcune gare, però gare... faremo tipo verso fine novembre, inizio dicembre, perché ora siamo appena abbiamo tornato dalle vacanze, quindi dobbiamo un attimo rimetterci in sesto più che altro. Però la partante impegno è quello del 22 settembre al Decathlon di Curtatone, che faremo un'esibizione più sempre il gazebo informativo con, esatto, poi faremo vari stage con dei maestri internazionali e mondiali. Ne abbiamo uno il 6-7 ottobre con il maestro Jesus La Torre, che è un campione mondiale spagnolo, a Novellara, Reggio Emilia. Sì. Bene, e la palestra invece dove si trova esattamente, se qualcuno volesse iscriversi o venirvi a trovare? Per la palestra, a Levata di Curtatone, il Main Wall,
Sì, in provincia di Mantova. Ricordatevi che noi veniamo da altre zone d'Italia, potremmo non sapere. Ah beh, certo. Sì, sì. Anche chi ci segue. Sì, a Palestra My Wall ci ospitano loro, il proprietario, il signor Alberto, che lo salutiamo calorosamente, che comunque ci offre sempre la sua disponibilità e tutto quanto. Caro Gian, che altro aggiungere? Non lo so, magari una mossa, un saluto finale. Ah, il saluto, no, saluto sì, finale. Sì, cioè, oh, facciamo un saluto, come si fa? A questo pallone gonfiato. Allora, questo lo appoggio, lo tengo in mano, dai. Sì. Caro. Quindi facciamo un bel saluto finale. E quindi andiamo, quel saluto, caro maestro, coach Lanfredini, se lo dicevo, Manfredini, so come è. Le lascio il microfono a lei perché fa sentire il saluto, che penso che sia la cosa più affascinante. E noi come dovremmo piegarci? Allora, punte unite, talloni uniti, punte divaricate, musubidaci, posizione di inizio. Rei, os. Ok. Detto questo, caro Saiuz, noi lasciamo. Ecco, aspetta che c'è il Saiuz che... Lui è campione mondiale di stronzate. Di panza massima, sono campione di panza massima. Chiedo scusa. Amen. Volevo dire ai nostri amici, no? Questo tipo di sport, perché lo sport a me serve soprattutto sapere. No, io sono in regia. Lui è regia, non è abituato alla telecamera. Per lo stress nervoso, la persona che è stressata, la persona che hanno quei problemi. Cioè c'è gente che è sotto Xanax, per farmi capire, uno a caso. Quindi ciao cari amici, no, però ciao, Xanax, come, grazie per rifornire. Sport che abbassano questi livelli, ciò che la mia domanda è: serve oppure no? E se serve, come consigliate lo Xanax o no, lo Xanax, no loro Xanax, sì Xanax penso di no. No, allora saluti. Ma chi è quest'uomo? Non lo conosciamo noi, È Saiuz, dobbiamo ringraziare, scusami, coach. Scusa. Allora niente, come ho detto prima, insegna l'autocontrollo, quindi ci sono degli esercizi, ad esempio di inizio corso, che serve proprio per stare in equilibrio, cercare anche uno sforzo mentale, proprio degli esercizi propedeutici iniziali, che saranno un po' magari, un po' così può dire, barlocchi, un po' stupidini, però serve proprio per l'autocontrollo. Diciamo quindi, Saiuz, spero che abbiamo... La risposta direi che sia stata esaustiva. Ma la, quindi... la tua domanda, oltre allo Xanax, era perché volevi iscriverti alla palestra? No, dagli il microfono che se non si sente. Perché come tutti gli amici che seguono Radio Saiuz, era senz'altro. Sai che il mio massimo sforzo è stare seduto su un letto a 10 cm da terra, toccarmi la punta del naso col dito e toccare la terra, no? Questo è il massimo per proprio questo. Anastasia, ti piace un nonno così? Nonno Saiuz. Nonno Saiuz va in pensione. Anzi, è già in pensione. Vabbè, e con questo noi diciamo che mi accompagnerei. Quindi, no, ragazzi, li lasciamo andare perché hanno lasciato il banchetto da solo. Non vorrei, esatto, che la coppa che abbiamo già Saiuz ha adocchiato questa, esatto, coppa. Quindi direi che prima, infatti, che sarà. Anzi, se vogliamo dire, stiamo dilungando come al solito, esatto, come i premi, naturalmente la coppa che avete portato per far vedere la medaglia. Se vogliamo anche dire un attimo, coach Manfredini o Beatrice, ecco, dai. Beatrice, che ha parlato poco. Allora, la coppa l'abbiamo vinta in una gara di Bologna. Soprattutto sì, anche la data, il 4 marzo del 2018 a Funo, Bologna. E invece la medaglia d'oro l'abbiamo vinta, si la indossa Anastasia. Anche se è un bel oro vinto all'International Dragon Cup, qua Palabà di Mantova. Comunque va bene, Gianna, quando hai finito di giocare con la coppa, con la coppa e salame, esatto, sì, vuole far vedere la medaglia, no, anche. Vabbè. Prendi la bimba, ma io appena tocco Anastasia mi butto a terra, vai. Diceva Beatrice, prego, che faccio vedere. Ecco, la medaglia d'oro vinta al Palabam di Mantova. È detenuta da un Gianluca che non ha mai vinto niente. Fa bel effetto l'oro addosso. Sì. Beh, penso anche una bella soddisfazione. Proprio l'oro addosso. Sì, l'oro addosso. Va bene, ragazzi, allora, noi vi accompagniamo comunque, sì, alla vostra.
questo stand e gli accompagniamo proprio perché Luca ne approfitto, esatto. Ci muoveremo con la telecamera mobile con il nostro Saius che ci segue e andiamo a salutare anche esatto. Loro. Va bene. Quindi anche un selfie. Sì, lo faremo adesso, sì. Proprio per sì, popolarità. Sì, sì, sì. Quindi sì. Coach Manfredini, Anastasia e Beatrice, grazie per essere stati con noi di Radio Saius in diretta alla giornata delle idee da Mantova. E caro testa di caso, alla grazie regia. Ancora per la regia di Starotto come al solito. E grazie alla nostra assistente che ci farà un selfie. Che è eccezionale una anche nel passaggio ai microfoni, veramente brava. Una foto. Bene. Ok, ciao a tutti e tra poco con altri ospiti qua dalla giornata delle idee di Mantova 2018. Okay, ciao. Ciao.